Buongiorno a tutte e a tutti e grazie davvero di questo invito. Andrò di corsa, cercherò di stare nei tempi, perdonatemi se parlerò in fretta. Parto da due eventi drammatici che hanno segnato questi giorni. E il primo messaggio è questo: quello che accade a Venezia, cari negazionisti, non è un incidente, è il frutto degli effetti dei cambiamenti climatici causati dalle attività umane. Non dimentichiamo che veniamo da anni di consumo di suolo sfrenato che l'ha reso più impermeabile e meno resiliente, da anni di emissioni sempre di più di CO2 che aumentano le temperature, fanno sciogliere i ghiacciai e alzare il mare che si scalda, aumentando anche il rischio di eventi atmosferici sempre più estremi. E veniamo dalle grandi navi che dovrebbero essere subito allontanate da quella laguna. A leggere lo European Severe Weather Database, che ci racconta quanti sono stati gli eventi climatici estremi, in Italia nel 2019 sono stati 1543, in Spagna, per darvi un'idea, solo 248, in Italia nel 1999, 20 anni fa, erano 17. Siamo uno dei paesi più esposti ai cambiamenti climatici, da sud a nord. I loro effetti si abbattono con violenza su tutto il territorio nazionale. E due giorni fa il rapporto della storica rivista The Lancet l'ha detto chiaramente, ha dato il primato purtroppo all'Italia in Europa per morti precoci da inquinamento dell'aria da polveri sottili e particolato PM2.5. L'emergenza climatica uccide, causa danni ingenti, cancella pezzi di storia. Che cosa stiamo aspettando a sviluppare un grande piano di adattamento ai cambiamenti climatici con misure efficaci, immediate e con delle risorse adeguate? Questo è il primo appello che voglio fare a questa nuova maggioranza. L'altra vicenda drammatica è Ilva, dove bisogna riconoscere che è mancata in questi anni la politica, è mancata la capacità di visione di lungo termine, di mettere tutte le parti attorno a un tavolo, il mondo produttivo e sindacale, la città, le istituzioni, per attuare un grande piano di riconversione. Una transizione ecologica che, non nascondiamocelo, non si fa dall'oggi al domani e non sarà nemmeno un processo indolore, ma è irrimandabile e necessaria. Noi veniamo e siamo stati ostaggio per anni della falsa contrapposizione tra diritto al lavoro e diritto a respirare un'aria che non ti uccida. Liberiamo quelle lavoratrici e quei lavoratori da questo ricatto. Facciamolo insieme, si può fare. Lo fanno in altri paesi d'Europa. Pensiamo alla Ruhr tedesca. Il principio che chi inquina paga è sacrosanto. Rimediamo anche a quel paradosso per cui spendiamo 18 miliardi all'anno di sussidi ambientalmente dannosi. Sviluppiamo presto un piano progressivo di rientro di quei fondi per reinvestirli invece nell'economia verde e circolare. Quando parliamo di Green New Deal, è davvero apprezzato che questa maggioranza lo mettesse tra i primi punti di programma. Quando parliamo di Green New Deal non parliamo solo della responsabilità che abbiamo verso le prossime generazioni di salvare il pianeta, che già è un obiettivo alto, ma parliamo anche di rilanciare l'occupazione di qualità e in quantità, perché le due cose devono stare insieme. La questione sociale e ambientale sono inscindibilmente connesse e lo sono perché gli effetti di questi cambiamenti climatici e degli eventi atmosferici sempre più estremi si abbattono più duramente sulle fasce già indebolite dalla crisi. Si abbattono più duramente su chi non può scegliere dove vivere, dove lavorare, quale aria respirare. E questo vale dentro i nostri confini, come a livello globale, dove chi paga più caro il prezzo dei cambiamenti climatici in atto sono i paesi in via di sviluppo che hanno meno contribuito a causarli. Ditelo un po' a chi dice aiutiamoli a casa loro, che è una grande ipocrisia. Non si può lottare efficacemente contro le diseguaglianze se non si affronta al contempo l'emergenza climatica, che ne è insieme con causa ed effetto. E viceversa, come scriveva Alex Langer molto tempo fa, la transizione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile. Per farlo la politica deve riprendere il suo ruolo di indirizzo dell'economia. Non possiamo più tollerare il contrario. Bisogna darsi un orizzonte lungo, una visione a 10-20 anni, come provate a fare in questi giorni di incontri. O non ce la faremo. Dobbiamo riuscire ad anticipare le grandi trasformazioni anziché subirne gli effetti. E lo stesso vale per i processi di innovazione tecnologica, perché guardate, non sta scritto da nessuna parte che i nuovi algoritmi devono riportarci al più antico sfruttamento becero del lavoro,
delle lavoratrici e dei lavoratori come i riders che prima ha ricordato Abubakar. È essenziale che quel valore aggiunto che la tecnologia innesta sia redistribuito equamente presso la società. E prima, guardate, redistribuzione è una parola che bisogna riscoprire. Non possiamo più tollerare i paradisi fiscali senza palme intorno a noi, qualcuno prima l'ha detto. Non possiamo più tollerare che delle multinazionali legalmente nel contesto europeo, attraverso degli schemi elusivi, riescano a ottenere delle aliquote effettive dello 0,005%. È una vergogna! E questa è una grande battaglia, è un terreno di scontro con i nazionalisti anche di casa nostra. Ce lo spieghino un po' come pensano fuori dall'Europa di costringere Irlanda, Malta, Cipro e Lussemburgo a smettere di fare questa corsa a ribasso in cui siamo tutti perdenti, stati e cittadini, e vincono solo quelli che riescono a non pagare le tasse per contribuire allo sviluppo sostenibile della nostra società. Insomma, è il momento di avere coraggio e possiamo cominciare a farlo proprio da qui, da questa regione. Una regione che ha un tessuto sociale straordinariamente vivo e dinamico, una storia di innovazione importante e una consolidata tradizione di dialogo tra tutte le parti sociali. Da qui può e deve ripartire un ripensamento radicale del modello di sviluppo in senso sostenibile, che parta da scelte appunto coraggiose. La Nuova Zelanda, che sembra un paese lontano ma ha un PIL pro capite, una popolazione non dissimile da quelli dell'Emilia Romagna, la settimana scorsa ha approvato una legge per azzerare le emissioni climalteranti entro il 2050, per passare al 100% di fonti rinnovabili entro il 2035 e piantare 1 miliardo di alberi, investendo 14,5 miliardi nella transizione ecologica e nel supportare la conversione dei settori produttivi. Io penso che dobbiamo darci lo stesso orizzonte anche a partire da qui. E su questo vi chiedo, ci sta il Partito Democratico a ragionare su questi temi? Incontriamoci, forse è il caso che ci incontriamo e che ne parliamo insieme. Noi abbiamo provato settimana scorsa a costruire alcune proposte concrete, invitando molte associazioni, realtà civiche. Scusate, con il caldo appunto ogni tanto mi secco anch'io, ammetto. Abbiamo provato a incontrare molte realtà civiche, associative, corpi intermedi, a immaginare insieme proposte concrete sulla transizione ecologica e la lotta alle diseguaglianze, e le offriamo al dialogo con voi, con Stefano Bonaccini, con le altre forze ecologiste e progressiste. La domanda è se riusciamo insieme a costruire una visione condivisa del futuro di questa regione. Non sarà facile, non lo nascondo, veniamo da scelte anche diverse. A un certo punto i nostri percorsi si sono riparati, però voglio dirlo con chiarezza, costruiamo una visione che sia coraggiosa e non vaga per non far emergere i temi di conflitto che ci sono stati, discutiamoli, facciamoli emergere dall'autonomia alle infrastrutture, parliamone, discutiamone, perché preferisco 100 volte litigare tra di noi e negoziare fino a notte fonda che non fare passare quegli altri in questa regione. Si è parlato molto della meravigliosa piazza spigliata e composita delle sardine lanciata da 4 ragazzi che hanno avuto un'idea geniale. La cosa più bella è stata vedere le persone ritrovare l'altra sera un senso di comunità, salutarsi agitando le sardine, fermarsi a fare capannelli intorno a Piazza Maggiore per chiacchierare. Quella piazza però, e le altre che abbiamo visto nell'ultimo anno, come quelle di Non Una di Meno sulla parità di genere, come quelle sindacali, come quelle in solidarietà ai migranti, da Riace a Catania a Milano, come quelle dei Fridays for Future straordinariamente partecipate, ecco, quelle piazze la dicono lunga su quel che manca oggi all'offerta politica. Dobbiamo essere franchi tra di noi e interrogarci profondamente sul perché le cose più belle, le mobilitazioni più partecipate si stanno organizzando fuori, nella società e non nella politica organizzata. Questo ci deve mettere tutti di fronte a una grande responsabilità. Pensare a quella piazza mi porta a fare anche una preghiera molto laica. Smettiamola di rincorrere il centro e i moderati. Il centro sta benissimo, ho controllato, anzi è un po' sovraffollato di proposte personalistiche. Il problema è che dobbiamo volgere lo sguardo dall'altra parte, a chi si è perso in questi anni, a chi si è sentito lasciato indietro in questi anni di sbornia da disintermediazione, in questi anni in cui qualcuno ha raccontato che la sinistra, per essere nuova, dovesse dire cose che non aveva mai detto, forse perché suonavano un po' di destra, cercando di rincorrerla sul suo terreno con l'unico esito, purtroppo, di rafforzarla. E allora dico, e vado verso le conclusioni, soprattutto non illudiamoci,
che quella piazza meravigliosa sia rappresentativa di tutta la regione. Lo dicono anche i dati del Cattaneo. Guardate, anche nei nostri territori si è fatto largo un disagio profondo che non va sottovalutato, ma va ascoltato per dare risposte nuove a nuovi bisogni. Attenzione, dico, perché la retorica dell'eccellenza è la giusta rivendicazione delle cose buone fatte fin qui. Temo che non parli a chi è rimasto indietro anche in questa regione. E ha ragione chi governa a rivendicare che la disoccupazione è scesa dal 9 al 5%, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo guardare anche dentro quel lavoro, perché se è diventato più precario, se i salari si sono abbassati, allora la sfida è ancora aperta. Se una ragazza con due lauree, parlo di questioni vicine a me, con due lauree a Bologna non riesce a trovare un'opportunità di lavoro con un salario adeguato, succede anche questo, pur in una regione che funziona e che ha ottenuto risultati straordinari in questi anni. Ma se una ragazza con due lauree fa fatica anche qui a trovare un salario dignitoso ed è tentata di andare fuori in altri paesi europei, noi abbiamo un'enorme responsabilità su quello che possiamo ancora fare. E chiudo dicendo: il consenso ancora forte del discorso leghista ci impone anche di liberare il paese da una bugia, che se qualche nostro ragazzo o ragazza, studente o studentessa, fanno fatica oggi a trovare un'opportunità di lavoro che valorizzi le sue competenze e con un salario adeguato, la colpa sia delle 40 persone salvate da Mediterraneo dalla Sea-Watch. Noi dobbiamo liberare le nostre comunità da questa balla. Quindi troviamo un'altra risposta a quella domanda di sicurezza che c'è in Italia, come in Europa, come anche in questa regione, ma è una domanda di sicurezza sociale. Con più opportunità e certezze sul proprio futuro verrà meno anche quell'odio dilagante che trova nello straniero il capro espiatorio più semplice. E davvero vi faccio un ultimo appello, una risposta altra anche sul tema migratorio. Una risposta complessiva che parta dalla riforma di Dublino che abbiamo fatto insieme ad alcuni colleghi che vedo e saluto. Abbiamo già fatto approvare dal Parlamento europeo per stabilire il principio di solidarietà e che ogni paese europeo deve fare la propria parte sull'accoglienza. Diciamolo anche a quegli ipocriti di Salvini e del suo partito che ne sono mai presentati una volta a 22 riunioni di negoziato sulla riforma più importante per l'Italia sull'accoglienza. Ci sono tre cose, davvero chiudo, che questa maggioranza io spero che riesca in fretta a fare. La prima, l'avete già detta alcuni di voi prima, è cancellare quei decreti sicurezza, guardate, e cancellarli, perché il primo sta smantellando l'unico modello di buona accoglienza, che è l'accoglienza diffusa, in piccole soluzioni abitative, con adeguati servizi di inserimento nella società, con i controlli e la trasparenza sulla rendicontazione dei fondi. E poi abbattiamo, smantelliamo quella porcata che è la legge criminogena Bossi-Fini, inserendo un permesso di soggiorno per ricerca lavoro, per sapere chi entra ed evitare che rischi la vita in mare e che arricchisca i trafficanti. E l'ultima è un appello affinché si continui questa battaglia sulla cittadinanza, che è una riforma di civiltà, guardate, perché non si è mai fatta inclusione negando il riconoscimento di diritti e di identità. Abbandonando invece la strada dell'accordo coi libici, che lo sapete non è un mistero, mi ha sempre vista fortemente contraria. Ecco, ho chiuso. Emergenza climatica, migrazione, giustizia fiscale, innovazione tecnologica sono tutte sfide europee. So che sul tema appunto del contrasto all'evasione fiscale, con Roberto Gualtieri che ho davanti, sfondo una porta aperta, perché ci abbiamo lavorato tanto nella scorsa legislatura. Sono tutte sfide europee che non risolviamo più solo entro i confini nazionali. Teniamolo presente mentre sfidiamo quella che è una vera e propria internazionale di nazionalisti. Da Orban a Le Pen a Salvini, con la stessa retorica di odio, muri e intolleranza con cui si rafforza una vicenda, ma che li mette nemici gli uni degli altri dai lati opposti dei muri che vogliono costruire. Ecco, chi è che ci insegna, e davvero chiudo, chi è che ci insegna come salvare la nostra Europa? Nel senso federalista che indicava prima Brando. Beh, sono proprio le donne, come le donne polacche che hanno manifestato, hanno protestato in nero, la Czarny Protest, in migliaia nelle strade per fermare una legge che ne calpestava i diritti. L'hanno fatto e non le abbiamo lasciate sole, abbiamo moltiplicato quella piazza in 100 altre piazze d'Europa e abbiamo fatto un tale casino che insieme, attraverso i confini, abbiamo fermato quella legge terrificante. Non è un'utopia, è già realtà e sarà la responsabilità che abbiamo nei prossimi 20 anni. Grazie.